A parer mio non è stato questo gran bel film. Non dico che è stato orrendo, però mi aspettavo qualcos'altro. Qualcosina di meglio, anche se vi dico la verità, le mie aspettative non erano così alte, ecco. Però, ciononostante, non è tutto da buttare, eh. Allora, vediamo un po' se riesco a fare una divisione fra quello che reputo brutto e quello che reputo carino. Allora, come ho detto, le mie aspettative non erano alte e di certo io non mi aspettavo una cosa come hanno fatto con Warcraft, che io sinceramente non l'ho visto, però leggendo, guardando, sentendo, no, vari commenti, recensioni, bla bla bla, a sentire appunto dice che sia un gran film, nel senso è un bel film, soprattutto dato il gioco, no? E sono riuscito a fare un bel film. E appunto non mi aspettavo una cosa bella come quella, però non mi aspettavo nemmeno una cosa simile a quei classici film forzati fra la Disney annualmente, che sì, ok, ve le sono Disney, alla fine quei segni di non c'hanno, però rispetto a tanti altri, no? Quelli che hanno fatto, tra virgolette, anzi senza virgolette, hanno fatto la storia, sono dei peggiori. E appunto Ratchet & Clank, secondo me, è sembrato più appunto un film forzato Disney piuttosto che un film da, dice, boh, da lì, su una grande serie, perché comunque, nonostante tutto, è una grande serie, Ratchet & Clank, hanno fatto un film come si deve. Invece no, perché a parer mio, addirittura forse anche troppo infantile. Certo, è vero, Ratchet & Clank di per sé non puoi pretendere di fare un film stra mega serio con le classiche frasioni da Riordà che poi per dirle trovi su Facebook. È logico che alla fine comunque è un gioco rivolto a una fascia d'età, diciamo, medio piccola, no? E quindi le mie aspettative chiaramente non erano così altissime, cioè me l'aspettavo una cosa del genere, ma non così infantile, così troppo infantile, perché comunque, cioè, diciamo che secondo me l'età giusta per andarci, nel senso il pubblico giusto, sono massimo ragazzini di 14 anni, ecco. E perché comunque, diciamo, questo siamo dato noi? Perché comunque Ratchet & Clank, io credo che per la mia generazione, no, per chi ha giocato la PlayStation e ha su più giù la metà, nonostante tutto, nonostante uno si rende conto che è un gioco non serio, così come ha, cioè non serio, non così, sì, dai, così serio, dai, mettiamo serio, come altri, è comunque un gioco che uno si porta dentro. E vedere il film così, almeno io ora parlo per me, è stata un po' una delusione, perché mi aspettavo qualcosina di un po' meglio, di fatto meglio, ecco. Invece così non è stato. Poi, le altre cose che, fra l'altro, vabbè, per chi mi segue forse magari sa, perché comunque io ho fatto il gameplay sul gioco, no? Sul gioco tratto da film, o film tratto dal gioco, che è uscito, se non sbaglio, due mesi e mezzo fa. E quindi non mi ricordo di averlo detto, ma se è caso di Dio, a me lo so che non mi è piaciuto il fatto comunque della storia, perché hanno voluto riscrivere la storia, non al 100%, però almeno per un buon 50%, a me questa storia non mi è piaciuta, e fra l'altro chiaramente, vabbè, nel film lo sapevo che era così, però addirittura sono state parti extra che nel gioco non ci sono, e chiaramente, perché comunque è un film, non è un gioco. E sinceramente stasera, a parer mio, hanno ancora peggiorato la media sul film. Perché? Perché io sono rimasto veramente tanto affezionato alle vere origini di Ratchet & Clank, e vedere che comunque una storia, cioè l'inizio di una serie, che è lunga la serie, che Ratchet & Clank ne ha fatte parecchi, vedere che è stata modificata così, che fra l'altro non so neanche il motivo, sinceramente a me ancora, cioè, ha creato in me una sorta ancora di delusione, ecco. Quindi c'è anche questa cosa lì. Poi c'è il discorso doppiaggio. Allora, io ho visto una gran polemica sul fatto dei doppiaggi, riferita in primis a discorso di FabiJ e Greta Man, che hanno fatto doppiatori su due personaggi clamorosamente secondari. E da clamorosamente secondari, insomma, no, però diciamo sì, dai, secondarini, Io su di loro, su questa serie, non c'ho da dire niente, perché comunque, no, non dico che è giusto, però, cioè, come è ingiusto il fatto che magari tolgano il posto, no, ad altri, magari effettivamente più bravi per vedere l'esperienza,
è anche giusto che magari, non lo so, uno se ha la passione può provare, no, a fare il doppiaggio. Quindi diciamo che non sono completamente sono d'accordo a metà, non sono completamente d'accordo con quello di Ano. Fabio J. Gratteman che ha rovinato il film, cosa che comunque secondo me un po' è vera, perché effettivamente vedere determinati personaggi con altre voci non è bello, però allo stesso tempo, come ho detto, secondo me non è nemmeno così tanto giusto accanirsi contro loro solamente perché hanno fatto dei doppiaggi. Ecco, magari era meglio farli su altri film, però diciamo che anche loro è giusto che abbiano avuto la loro chance. Purtroppo per noi, perché comunque non è una critica offensiva, è una critica obiettiva, purtroppo per noi l'hanno fatto su Ratchet & Clank. Per noi, ripeto, per quelli fan spiegati della serie e del gioco, appunto. Però, scorso doppiaggi, io non è che ho notato solamente questo, ma lo so che mi ha, diciamo, un po' più fatto, tra virgolette, arrabbiare, è stato il fatto di personaggi che sono primari, no? Perché vabbè, chiaramente i primari sono Ratchet & Clank, però ad esempio Capitano Quark, per me rimane il presente, cioè uno dei personaggi primari, ad esempio la voce è stata cambiata, come del resto è stata Clank clamorosamente, e è questa cosa che mi ha fatto anche un po' cadere le braccia, no? Fra le tante cose deludenti del film, il fatto di vedere comunque determinati personaggi nei giochi che hanno incredibilmente, che comunque anche nel gioco alcuni personaggi hanno cambiato il doppiatore, però nel film vedere quel personaggio che ti aspetti, quella determinata voce, e poi ne vedi un'altra, disturba parecchio, soprattutto, ripeto, Clank, che la voce è completamente diversa. Vedere qualche sì, è diversa, ma non così diversissima. Clank è impressionante. E vabbè, chiaramente anche questo l'avevo letto, che c'erano state delle polemiche, però pensavo che alla fine comunque sì, dispiaceva, però poteva andare bene ugualmente. Invece a me personalmente è colpito anche questo, sapevo che le voci diverse sono state, cioè, ma hanno influenzato parecchio, ecco. Comunque, allora, discorso della cosa infantile, discorso della storia, discorso dei doppiaggi, poi credo di cose deludenti, che non ce ne possono essere, almeno cose lì, se non ce ne siano altri. No, penso vi sembra anche troppo, ecco. Cose invece, tra virgolette, da salvare, cioè cose invece da salvare è che comunque la cosa buona è che anche nel film sono stati coerenti con, diciamo, la personalità e l'originalità, se si può definire originale, di Ratchet & Clank, ovvero le classiche, cioè i personaggi si sono comportati come si sono sempre comportati nei giochi, ovvero Ratchet è stato sempre quello un po' più, diciamo, che ha sempre agito in maniera distinta, no? In maniera, cioè, preferisce agire piuttosto che pensare. Clank invece è sempre di quello che pensa troppo, nel senso, quello che fa tutti i piani. Capitano Quark è il solito infame venduto che però ha delle ossa che fanno ridere, rimane comunque simpatico nonostante tutto. Alla fine, meno male, almeno queste esibizioni si sono serbate, ecco, nel senso. A volte magari possono anche, è capitato poche volte, però possono anche cambiare, no? I personaggi da giochi a film, ecco. Cioè cambiare, non avere la stessa personalità, no? Invece almeno su quello sono rimasti coerenti e si sono tenuti agli standard, ecco. Quindi, ricapitolando, non lo reputo assolutamente un bruttissimo film, però a parer mio non è nemmeno quel gran film, non è stato, cioè è stato inferiore alle mie aspettative, che già di per sé erano basse, perché come ho già detto non mi aspettavo quel mega super film, però non mi aspettavo un film del genere, me l'aspettavo in alcuni punti un pochettino più serio, anche se comunque devo essere sincero, i vari commenti e i vari trailer visti mi avevano fatto a picchi il film, potevo andare a vedere alla fine cosa veniva fuori. Purtroppo per me, e forse purtroppo per noi, io mi riferisco se c'è qualche fan, qualcuno a cui piace Ratchet & Clank, è andata così. Purtroppo, secondo me, dati anche gli incassi che sta facendo nel mondo, nel senso, lo sto parlando in Italia perché comunque è uscito ieri, oggi è il 30 giugno, sembrerebbe anche che probabilmente, semmai
venisse fuori a quelli che hanno deciso di fare film, di magari fare il secondo, no? Dato comunque visto che sarebbe il terzo gioco, però visto che se ne fa, si è diventato robot e chissà come è andata la serie, in realtà ci sono altre cose dopo, vabbè. Secondo me fra l'altro non faranno nemmeno il secondo, ne faranno proprio altri, almeno, credo. E niente, è andata così, e peccato perché, ripeto, mi aspettavo qualcosina di meglio e niente. Fra l'altro poi, io non so se uscito solo Air Day Space, quando sono di voi ne parlo di Air Day Space, non so se in altre città ci sono altri cinema. Air Day Space fra l'altro è come evento speciale, ve li etichettati col bollino, insomma, il cosino celeste, azzurro. Fra l'altro mi è costato anche una sbotta di soldi, orti tutto, vedi un film di 12,60€, accidenti a loro. E niente, quindi oltretutto paga anche di più per un film che purtroppo non dico che è scadente, come ho già detto, però non è nemmeno così boom, ecco. E niente, via, non c'ho da di altro, per finire, se volete un consiglio se magari andarla a vedere o no, allora se siete fan andate per rispetto nei loro confronti di Ratchet & Clank, che anche se sono personaggi astratti che non esistono a livello di ciccia nella realtà, andate nei loro confronti. Però se vi aspettate davvero un bel film, dici no, io devo spendere soldi a vedere un bel film, e pensateci bene, ecco. Io chiaramente vi consiglio di andarci nonostante tutto, perché comunque sono pur sempre Ratchet & Clank, però se volete devo sapere, nel senso, se voi dite no, io voglio vedere un gran filmone, allora pensateci bene su cosa fare, ecco. Via, detto questo, credo di aver detto tutto, eventualmente se mi scordo qualcosa scriverò qualcosa nei commenti, ma non credo. E niente, se devo dare un voto proprio volerli bene, no? 6, sufficiente. Sei bugiardo, di che è clamorosamente insufficiente, però il 6. 6, 6 e mezzo, dai, via. Vediamo bene la Ratchet & Clank. Via, detto questo, spero che abbiate trovato interessante, immagino, questa recensione. Se si può definire recensione, spero che, siate d'accordo con me, altrimenti, come sempre, scrivete qualcosa nei commenti. E niente, iscrivetevi al canale se volete, per rimanere aggiornati sulle cazzate degli schifosi video che carierò e dirò, appunto. E niente, detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!